Ragazzi, buongiorno, buongiorno, benvenuti in questa nuova settimana. Sono appena pesato, ho chiuso l'altra settimana l'altro video con un peso di 118,5 che era praticamente lo stesso identico peso della scorsa settimana, forse un 100 grammi in più, ma niente di che, perché già ho spiegato che avevo fatto con il pasto libero ieri e quindi probabilmente ancora dovrei smaltirlo, cose varie, ma chi se ne frega. Adesso sono andato a fare colazione per la nuova settimana, quindi un bel like, commentate, condividete. Vi faccio vedere già la colazione, che è sempre la classica, è la stessa di sempre. Alla fine, anche se il peso è rimasto uguale, identico, invariato, non ci stanno problemi, anche perché vi chiedo, potrebbe essere il fatto che ieri sera ho fatto il pasto libero pure e tu darai ancora il tempo al corpo di smaltirlo, sicuramente. Quindi ci vuole, sicuramente avrei perso mezzo chilo, non lo so. Buona colazione, becchiamo direttamente dopo l'allenamento. Diciamo i super guantoni, pezzo unico del Mattia Faraoni, con tanto di firma stampata da Leone. Quindi Leone, se stai guardando questo video, io farei Joker X Leone. Belli, eccoci qua, siamo tornati dalla palestra, mi sono allenato e adesso sto pranzando con un hamburger, un po' di zucchine, questo è il mio pranzo, e poi mangerò un quarto di ananas che ho ovviamente in frigo, quindi eccolo qua ragazzi, 180 grammi di hamburger alla griglia, due zucchine, ne ho fatta una piccolina perché ragazzi non ho moltissima fame. E mangerò un po' di ananas. Poi stasera fettuccine con zucchine sempre trifolate, 150 grammi di insalata mista. Domani ragazzi, parto. Devo andare a Napoli per l'inaugurazione del negozio di Giovanni Fois. Quindi mo sentirò la nutrizionista, gli dirò di questa cosa. Quindi probabilmente mi cambierà il pranzo con altre cose o con quello che mangerò da Fois. E poi la sera comunque rimarrà sicuramente pesce alla griglia. Quindi buon pranzo. Assaggiamo questo bel hamburger di carne irlandese. Bene, ragazzi, buon pranzo, ci vediamo dopo. Buonasera, bentornati, ora di cena. Dopo il pranzetto di oggi, che era l'hamburgerino con le zucchine, questa sera abbiamo la pasta di nuovo con le zucchine, però abbiamo un po' di pasta, quindi bella interessante. Alessia ha fatto qui, ecco, qui abbiamo preso questa acqua e farina con zucchine trifolate, ho messo un po' di parmigiano, sono sincero. Io ormai sto diventando una zucchina pure io. E poi c'ho anche l'insalata? Ah, Sì. c'ho anche l'insalata da mangiare dopo. Sperando non mi attoppo con questa pasta e verdure. Buona cena. Domani, ragazzi, dovrei andare a Napoli al negozio di Giovanni Fois, che è Best Kebab. E quindi domani a pranzo mangeremo il kebab fit e fat. No, fit e fat. Fit e fat. Vabbè, quella roba là. E ci farò un video. E poi la sera torniamo. Quindi sto a Napoli, neanche mi mangio la pizza. Vabbè, lasciamo stare. Ragazzotti, buongiorno. Mamma mia, sto cotto, raga. Avrei dormito ancora tantissimo, comunque sono le 9 e un quarto. Devo avviare verso Napoli per andare, come vi ho detto, all'apertura del negozio di Giovanni Fois. Sta cazzo di colazione, sapete? Cioè, ormai è diventata veramente, non lo so, sta diventando a meme sta colazione. Apro la porta e trovo il cane così. Madonna, Ragnar. Che sta a fare? Che da bambino, che bello!
E poi c'è quell'altro lì, che carino. Quindi, colazione, signori. Mandorlina. Sono tornato a casa, buonasera. Sono le 20.08. Come ho detto, sono stato da Giovanni Fois a Napoli. Bello soddisfacente, poi vi farò uscire un video a parte. Abbiamo assaggiato, ovviamente, sono stati tutti quanti un mozzico per uno. Abbiamo assaggiato, abbiamo stuzzicato, quindi non è che abbiamo mangiato kebab interi, assolutamente no. Però mi sento pieno, mi sento attoppato. E quindi, raga, vi dico la sincerità, per cena adesso non ho voglia minimamente di mangiare, perché se mangio, raga, penso che vomiterei all'istante. Vabbè, all'istante. Quindi, raga, sinceramente adesso non ho voglia di mangiare. E tanto sei bello. Vediamo se dopo mi viene un po' più fame, mangerò uno yogurt o qualcosa, perché ho il pesce con zucchine, non mi ricordo che so per cena, ma non ce la faccio, raga, sto bottato. E oddio, c'è anche il muflone qui, bello gigantesco, madonna. Oddio, che botta. Quindi, raga, so che non... Ragnar. So che devo mangiare, raga, ma non ne ho minimamente voglia. Che vuoi? Quindi, per il momento è così. Al massimo, ci vediamo con la colazione. Poi domani andiamo ad allenarci. Lasciate stare. E bacimo. Vabbè, a dopo. Buongiorno. Sto proprio stanco. Stanotte ho fatto tardi per editare un video, eccetera, eccetera. Mamma mia, sto cotto proprio. Mo stiamo facendo colazione, poi andiamo a allenarci e poi torniamo, si pranza e facciamo, montiamo altri video e poi ci dovrebbe andare live. Comunque, anche adesso è stata sveglia, colazione, pane d'olive, prosciutto, che sono due fette di prosciutto. E basta. Allenamento terminato, mamma mia, sto a pezzi, per oggi sono durato pure un po' di più, 10 minuti di più, e comunque sono tanti, dagli tutta, andiamo a casa a pranzo. Ragazzuoli, eccoci qua, finito l'allenamento, sono distrutto ma soddisfatto. Oggi per pranzo ricotta, melanzane e insalata, domani ore 10.45 appuntamento con la nutrizionista che mi deve dare la cena. E poi mi devi dare l'altro piano alimentare. Quindi iniziamo. Questo è il pranzo: ricotta, melanzane, insalata. Buon appetito. E ci becchiamo più tardi. Che stasera abbiamo spaghetti all'arrabbiata. Stasera spaghetti all'arrabbiata. E poi non ricordo se ho qualche verdura vicino, ma sicuramente. Quindi ci vediamo dopo. Di cena, quest'oggi per cena abbiamo 80 grammi di pasta all'arrabbiata, però non l'ho fatto troppo piccante, altrimenti mia madre non se la mangiamo col pesce. Alessia, vabbè, c'è stamente altri 75.000 kg di peperoncino, perché lei proprio lasciamo stare. E poi c'ho le zucchine, ma invece le zucchine, ragazzi, mangio le melanzane, così non le butto, visto che già ce l'avevo pronte. Quindi, ecco qua, pasta, non messa niente poca per me, perché così.
Vabbè, qui ci stanno le melanzane. Invece che zucchine mangio le melanzane, così non le spreco. E niente. Abbiamo anche le carote. Ci vediamo domattina, che mi devo andare da nutrizionista. Andiamo bene. Ragazzuoli, buongiorno, buongiorno ragazzi. Oggi il video inizia direttamente qui da sotto la mia nutrizionista e ancora devo fare colazione, non l'ho fatta ragazzi perché devo uscire di corsa e mi sono svegliato leggermente tardi. Comunque andiamo a fare la visita, vediamo un attimino quello che dirà, quello che esce fuori e niente, poi vediamo un pochettino come sarà il cambio alimentazione e tutto il restante, vi terrò aggiornati, quindi sto andando, preghiamo e andiamo a vedere. Allora, ragazzi, peso è rimasto identico, cioè dall'ultima volta che mi sono posato qua da lei il peso è rimasto invariato, infatti anche nel video scorso si è notato che il peso è rimasto invariato praticamente, nonostante anche gli allenamenti e cose varie, ma devo seguire ancora di più proprio alla perfezione e alla lettera l'alimentazione, altrimenti anche se ti alleni comunque non serve un cazzo. Giustamente lo sapevo, cioè non è che non lo sapevo. Abbiamo già parlato anche nell'altro video della scorsa settimana. Mi ha ridato un piano alimentare nuovo per la settimana da oggi fino al 3 ottobre. Mi ha introdotto tantissimi broccoli sto giro, ceci, roba del genere. L'andremo a scoprire questa settimana, ragazzi. Adesso andiamo a casa, abbiamo bresaola con rucola, olio e limone, 150 grammi fagiolini, sempre olio e limone. E anche stasera così, domani c'ho, venerdì c'ho il pasto libero la sera, che tanto ce l'ho anche con gli amici. Vediamo, raga, vediamo un attimino, devo seguirla proprio ancora di più alla lettera e dobbiamo perdere peso, altrimenti è un po' un flop, quindi dai, vediamo. Ragazzuoli, visto che sto per andare live e devo fare colazione, siamo tornati appunto alla nutrizionista. Eccola qua, ragazzi, salmone, bruschettina, questo. Il teuccio. Buona colazione, intanto si va live. Buonasera, siamo all'ora di cena. Oggi abbiamo una frittatina di due uova, delle melanzane alla griglia e abbiamo dei finocchi. Quindi, due uova, finocchietto, melanzane, avrei anche le gallette, ma sa che mangio così. Quindi, ci vediamo domani con la colazione, ci si allena, pranzo, domani sera pasto libero, una bella matriciana. Buongiorno, oggi molto di corsa, c'ho Ciccio giù, dobbiamo andare a palestra, ho fatto colazione, mi sono mangiato due fette di prosciutto crudo, le mandorle, toast e il tè, sto facendo molto molto di corsa, quindi si va ad allenarci, scotta, 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 buona colazione, ci si vede dopo. Eccoci qua ragazzi, terminato allenamento col mattione, ora di pranzo, allenamento ragazzi è stato devastante ma soddisfatto. Oggi abbiamo 150 grammi di scaloppine di tacchino al limone, carota e delle melanzane. Eccolo qua ragazzi, quindi carotina, 150 grammi di scaloppine al limone di tacchino, melanzane e quindi ragazzi, buon pranzo! Poi stasera ragazzi, gente a cena, pasto libero, faremo un antipastino, preparerò io la matriciana e che viene un po' di gente a cena, quindi stasera vi farò delle piccole riprese di quello che andrò a mangiare e domani ragazzi subito si recupera sempre con... No, domani non ci alleniamo perché è sabato, però abbiamo una bella dieta ristretta. Quindi ragazzi ci vediamo direttamente stasera. Bentornati, ieri sera vi ho fatto una... abbiamo fatto la cena qui con amici, metto adesso una piccola clip, ho fatto alla matriciana, abbiamo fatto un po' di antipasto, roba del genere, siamo stati insieme fino a tardi.
Oggi colazione non l'ho fatta, ragazzi, perché mi sono svegliato non tardi, però avevo ovviamente la cucina impegnata, non potevo entrare in cucina, che stavano pulendo cose varie, smontare lampadarie, eccetera, quindi niente colazione. Siamo direttamente a pranzo, e per pranzo, ragazzi, oggi dei golosissimi calamari con piselli, e poi abbiamo i kiwi. Quindi questo è il mio pranzo. Quante sei belle, quante sei carine. Mangiamoci questo buonissimo calamaro con piselli. Ragazzi, buonasera, eccoci qua, ora di cena. Allora, vabbè, intanto faccio questa qua, mi mangio la pasta. Allora, stasera, ragazzi, vi faccio vedere qua, abbiamo spaghetti saltati con aglio, olio, vabbè, questa roba qui, 100 grammi di rucola, insalata di carote e finocchio. Attualmente ho preparato 80 grammi di pasta con pomodorini e rucola, e dopo sempre mi faccio l'insalata quella con carote e finocchio. Intanto mangio questa. Ma per io, se lo mai. Ragazzi, buongiorno. Bruschettino, salmone, patate d'olive. Eccole qua. Mandorline. Il nostro teuccio. Devo mangiare al volo e poi devo un attimo uscire a comprare questa robetta. Anche se quest'oggi a pranzo, visto che siamo insieme ai miei parenti, loro si mangeranno una bella polenta con spuntatura e salsicce. E io no. Ora di pranzo siamo giù, dove i miei parenti sono fatti una bella polenta col sugo di salsiccia, spuntature, i broccoli, eccetera, eccetera. E io, ragazzi, mi sto facendo i miei 150 grammi di fettina in padella. Mi mangerò dei broccoli ripassati e mi mangerò un po' di insalata mista. Questo è il mio pranzo. Quindi, ragazzi, buon appetito. Ci vediamo direttamente questa sera a cena con, se non sbaglio, pasta, se non sbaglio. Ci vediamo dopo, quindi bella, buon pranzo. Ragazzi, fino ad adesso la live è tardissimo, pronta la cena. Riso in bianco, un po' di parmigiano, carote, melanzane, pezzettino di pane. Questa è la mia cena, quindi ragazzi, buon appetito. È riso basmati bianco con un goccino d'olio. Io lo amo, il riso bianco lo amo. Domani ci pesiamo, vediamo un po' e poi ci andiamo a allenare. Quindi ragazzi, a domani mattina. Buongiorno, siamo lunedì. Mamma mia, raga, sto a pezzi, sto veramente a pezzi. Mi sto preparando per andare a allenarmi, devo pure sbrigare, è tardissimo. Ci dobbiamo andare a pesare, ragazzi. Quindi andiamo a vedere, l'ultima volta eravamo 118,5, stavamo sempre là. Quindi vediamo un attimino quello che sarà successo. Non sono molto fiducioso questa settimana, sono sincero. Vediamo un po'. Anzi, invece 117,8, signori, vorrei farvi vedere le mani, perché la gente dice che poi le posso mettere qua così entrambi, eccole, poi la gente pensa che mi sto aggrappando. Beh, posso dire, raga, non ero per niente fiducioso. 117,8, quindi vuol dire meno 600, quindi abbiamo recuperato, raga. Io sono contento, va benissimo. Uno dirà, 600 grammi, fidati che sono buoni, sono veramente buoni, raga, quindi anzi mi ha dato un po' più di carica stamattina per andare a allenare, perché sto un pochettino, ero un po' suscettibile oggi. Ci sta, sono contento, va bene, ragazzi, siamo sotto 118, per me va benissimo. Quindi, raga, sto preparando la colazione per la prossima settimana, per questa settimana qua. Quindi un abbraccio, un bacione, spero che il video vi sia piaciuto, grazie a tutti per il supporto, vi siamo, vi sapete bene. E si scende sotto 118 e io sono contentissimo. Ciao. Chiamami Don. Chiamami Don. Chiamami Don. Chiamami.